Questi sono i locali comunali della biblioteca dedicata a Monsignor Aurelio Cassar, da alcune settimane chiusa per motivi di sicurezza. Nell'ottobre del 2015, festa per il restyling della biblioteca, ripulita e resa più vivibile. Non è durata neanche 12 mesi. Il crollo dell'intonaco dal soffitto ha fatto correre i ripari e si è deciso per la chiusura. Si aspetta adesso che venga trasferito parte del patrimonio librario presso il Palazzo Lazzarini, meglio conosciuto come Complesso Sant'Anna. E questo palazzo qui, ristrutturato con i fondi europei, destinato a farne il Palazzo della Cultura e ospitare la biblioteca e sede dell'Università della Terza Età. Ma la destinazione d'uso di questo complesso è stato cambiato in corso d'opera. Oggi ospita diversi uffici comunali. Ci sono scrivanie, carte e dipendenti pubblici. Del Centro della Cultura neanche l'ombra. Bisogna attendere il bilancio comunale per poter pagare le librerie e gli scaffali per i libri. Intanto la biblioteca comunale non è aperta. E dentro c'è solo una dipendente, che ha suo lavoro, nonostante per motivi di sicurezza i locali sono inaccessibili al pubblico.